Ciao a tutti, oggi sono qua per rispondere alle vostre domande a tema natalizio. Infatti sono qua davanti al mio albero di Natale e ho cercato di agghindarmi nella maniera più natalizia possibile. Vi avevo chiesto su Instagram se avevate delle domande, delle curiosità riguardanti il Natale, quindi che regali mi piacerebbe ricevere piuttosto che come festeggio. Mi sembrava un'idea molto carina e ho visto che è piaciuta tantissimo anche a voi, quindi sono molto contenta. Mi avete lasciato tantissime, ma veramente tantissime domande, quindi non riuscirò a rispondere a tutte. Alcune erano simili, quindi cercherò in un qualche modo di rispondere a più domande possibili in questo senso. Perdonatemi se non sono riuscita a rispondere però a tutte, perché erano veramente tante. Direi di partire quindi subito con le domande, e la prima è di Eliecri. Ciao Donna, lo sai quanto ti adoro? Mi sembra di avertelo detto tante volte e te lo dirò sempre, quindi abituati, sei troppo dolce, grazie mille. La mia domanda è: c'è un regalo che ti aspetti o che vorresti? Non mi aspetto di ricevere qualcosa in particolare, però sono anni che mi piacerebbe ricevere uno di quei vassoi in legno su cui poter fare la colazione a letto, ma non uno di quelli che ha le gambe, diciamo, pieghevoli, no, proprio con le gambe fisse totalmente in legno. Penso che sia un oggetto di design stupendo. Ciao Cersei, è passato qua il gatto, vabbè. E mi piacerebbe tantissimo riceverlo per Natale, oltre a una fotocamera compatta che anelo da tantissimo, ma costa una follia, quindi non so se mai riuscirò a prenderla o a riceverla. MS Filos, quali sono le tradizioni natalizie tue e della tua famiglia? Un bacione, sei fantastica, grazie mille. Avevo fatto l'anno scorso un video, mi sembra l'anno scorso, sì, dovrebbe essere l'anno scorso, un video su come festeggio il Natale qui a casa, quindi vi lascio il video nelle schede qua sotto in descrizione. Brevemente, noi apriamo i pacchi la sera della vigilia di Natale. Non so se sia una tradizione ungherese o meno, so che però quando ero piccola nessuno dei miei amici apriva i regali la sera della vigilia, ma li aprivano tutti la mattina di Natale, quindi era una cosa diversa dal resto dei bambini. Io l'ho sempre associata a una cosa ungherese di tradizione, perché anche mia mamma apriva sempre i regali la sera della vigilia. La vigilia in genere non facciamo mai chissà che cosa, per lo più perché lavoriamo tutti, e mentre a Natale in genere il pranzo lo passiamo sempre in famiglia. Fino all'anno scorso facevamo sempre i cappelletti in brodo, che sono tipo la vita per me, solo che non posso più mangiare tortellini o cappelletti e il brodo mi fa malissimo, quindi che tristezza. Come dolce invece mangiamo di solito sempre il tiramisù, che è tipo il mio dolce preferito, quindi tante cose buone. Marta Raselli, qual è il regalo più bello che hai ricevuto? Buone feste, grazie mille anche a te. In realtà sono stata sempre una bambina barra ragazza molto molto fortunata, perché i miei genitori da piccola mi riempivano di tantissimi regali bellissimi, e quando è nata poi mia sorella i regali si sono diminuiti per farne anche lei, quindi non ho mai ricevuto tantissima roba, però ho ricevuto sempre regali fantastici. Uno che mi viene in mente di qualche anno fa, in cui i miei genitori mi hanno regalato un weekend a Venezia in un hotel tipo super lusso, Hilton, per passare San Valentino con il mio amoroso, quindi hanno regalato il viaggio sia a me che al mio amoroso, e è stato bellissimo. Purtroppo sono stata male in quell'occasione mentre eravamo a Venezia, però mi ricordo che ero felicissima. Alienska, come trascorrerai quest'anno il Natale? Quest'anno, come bene o male tutti gli anni, passerò il pranzo in famiglia. Quest'anno non cuciniamo noi, ma andiamo in un ristorante, poi la sera probabilmente la passerò qua a casa in assoluta tranquillità col mio ragazzo. La Svamps, qual è il regalo più brutto che ti abbiano mai fatto? Allora, ce ne sono diversi, perché fino a qualche anno fa i miei parenti facevano da per loro il regalo, mentre adesso o non me li fanno più o mi danno direttamente i soldi o mi fanno scegliere che cosa regalarmi, quindi nell'ultimo periodo ho sempre ricevuto solo bei regali. Però mi ricordo benissimo che mia zia una volta mi ha regalato una di quelle maglie con una stampa orrenda, una trama proprio di tovaglia antica, vecchia, aveva poi tra l'altro anche il collo alto, mi ricordo che dicevo: io quella tovaglia non la metto. Penso di non averla mai messa e di averla data in beneficenza, adesso non ricordo, però
era veramente orribile. Ayako 9, fai un regalo anche ai tuoi gatti? Gli anni passati sì, facevo regali anche ai miei gatti, adesso sono diventati 5 ed è un po' complicato fare qualcosa ad ognuno, anche perché la metà dei regali che gli faccio non li calcolano, li rompono o li perdono, quindi è veramente un peccato. Però c'è una cosa carina che voglio raccontarvi. L'anno scorso mi sono fatta un autoregalo, però invece che prenderlo e tenermelo semplicemente, l'ho incartato, ho scritto un bellissimo biglietto e l'ho messo sotto l'albero. Quando poi abbiamo aperto i pacchi tutti assieme, i miei genitori fanno: ma da chi è questo regalo? Chi te l'ha fatto? E nel biglietto l'avevo firmato da parte dei miei gatti. È una cosa scema e stupida, lo so, però è stato bello perché ci sono rimasti tutti allibiti. Io avevo fatto, preparato tutto e poi mi sono fatta l'autoregalo da parte dei gatti, vabbè. Spero abbiate capito, comunque era una cosa simpatica. Monoi Star, ciao Donatella, le mie domande sono: se potessi scegliere tre personaggi letterari con cui festeggiare il Natale, chi sceglieresti? Probabilmente Harry, Ron e Hermione, semplicemente per poter passare Natale nel mondo magico o ad Hogwarts, o in generale passare un Natale con la neve. Io è tutt'oggi che mi lamento sui social che vorrei che nevicasse e mannaggia non nevica, fa freddissimo ma non nevica. Preferisci passare il Natale in famiglia o con gli amici? Ho sempre passato il Natale in famiglia, probabilmente perché qua si dà sempre per scontato che Natale si passa in famiglia. Nessuno dei miei amici mi ha mai invitata da qualche parte per Natale, né io ho invitato mai loro, quindi ho sempre passato le feste, in particolare il 25, con la mia famiglia. C'è qualche libro o film che ti piace rileggere e rivedere durante questo periodo? La saga di Harry Potter, perché è tradizione fare la maratona da Natale fino a Capodanno, almeno è tradizione qui a casa mia. Come dovrebbe essere il tuo Natale perfetto? Io sogno in realtà da un po' di anni di festeggiare Natale in una casa che sia mia, quindi decidere per la prima volta che cosa fa da tradizione, tra virgolette, avere un albero tutto mio, poterlo decorare esclusivamente come voglio io, decidere io che cosa fare da mangiare, che cosa preparare, come decorare la casa, e mi piacerebbe tantissimo quindi festeggiare Natale in una casa tutta mia assieme al mio fidanzato, perché il giorno di Natale in realtà passiamo assieme soltanto la sera, perché lui la festeggia con i suoi parenti, io con i miei il pranzo, quindi non ci possiamo mai vedere e mi piacerebbe per una volta invece festeggiare insieme in un posto tutto nostro. E infine, puoi raccontarci di come hai scoperto la verità sull'esistenza di Babbo Natale? Ti mando un bacio, grazie mille. In realtà non lo so, cioè non mi ricordo, sono quasi certa di aver creduto in Babbo Natale quando ero piccola, però forse non ci credevo veramente appieno, perché sennò se fosse stata una cosa traumatica penso che me la ricorderei. Probabilmente con il fatto che ho sempre aperto i regali il giorno prima di Natale, non mi sono mai attaccata alla vera e propria figura di Babbo Natale, quindi probabilmente ci credevo ma non troppo. Barry Rainbow, hai mai passato il Natale in Ungheria? Ti piacerebbe passarlo lì? Sì, soprattutto quando ero piccola ho passato diversi anni il Natale assieme ai miei nonni a Budapest. Negli ultimi anni invece non ci siamo potuti andare perché non c'erano voli da Rimini o da Bologna, soltanto da Milano, e quindi dovevamo andare per forza in macchina. In questo periodo dell'anno in Slovenia e in Ungheria nevica, c'è ghiaccio, quindi è un po' pericoloso andare in auto e non siamo mai andati per questo motivo. Però mi piace molto festeggiare il Natale con i miei nonni, uno perché non posso vederli spesso e due perché appunto lì nevica e ci sono tante cose buone da mangiare che a me piacciono tanto. Joe Dragonheart, ciao Donny, innanzitutto buon Natale anche a te, come stai? Bene. Le mie domande sono: 1. Festeggi il 24 sera o il 25? Come vi ho detto, io scarto i pacchi di Natale la sera della vigilia, però la vigilia non facciamo mai un gran festone, facciamo un gran pranzo solo il 25. Panettone o pandoro? Assolutamente panettone. Mi piace anche il pandoro, però preferisco il panettone, soprattutto da quando ho scoperto che il mio pasticcere di fiducia fa il panettone con temaccia e lamponi e bacche di goji, è veramente buonissimo. Se mi seguite su Snapchat ve l'ho fatto vedere diverse volte, fa anche i panettoncini piccoli e è la vita, è veramente buonissimo.
3. La canzone natalizia che più ti piace? Non ne ho una, mi avete fatto in tanti questa domanda e in realtà non c'è una canzone che mi piace particolarmente sul Natale. Le ascolto volentieri se passano in radio o in TV durante il periodo natalizio, però non ce n'è una che mi piace particolarmente. Stessa cosa per il film. Penso sia una cosa strana, però in genere non mi fanno impazzire i film di Natale. Non so per quale motivo. Da piccola però mi piaceva tantissimo guardare e riguardare all'infinito Canto di Natale della Disney, dove Scrooge era interpretato da Zio Paperone, che è tipo il mio personaggio preferito, quindi probabilmente quello è il mio film natalizio preferito. Mercatelli Lia, da quale giorno cominci l'avvento? Io ad ottobre. Allora, il vero e proprio avvento, visto che ho una sorta di calendario dell'avvento che è una vera e propria casa, incomincia il 1° di dicembre. Io inizio ad aspettare il Natale solo quando si sta per avvicinare, cioè i 1° di dicembre mi piace tantissimo incominciare a pensare che cosa regalare agli altri, perché ho sempre paura di ridurmi all'ultimo, di non trovare quello che vorrei. Poi voglio avere tempo a sufficienza per pensare, fare un bel regalo, avere il tempo per impacchettarlo come voglio, scrivere una bella letterina, se devo spedirlo che arrivi in tempo per Natale. Però ecco, io inizio ad aspettare che arrivi Natale per passarlo con la famiglia, col moroso o per aprire i regali solo tipo verso la vigilia, non so come spiegare questa cosa. Sono felice che stia arrivando il Natale, che sia tutto a tema natalizio, però non sono neanche troppo gasata, troppo emozionata all'idea. Sono una via di mezzo, mi piace ma non ossessivamente. What is a mischief? Spero di averlo pronunciato bene. Scusa la mia ignoranza, ma sono curiosa. In Ungheria si festeggia il Natale? Assolutamente sì. Penso che il Natale sia una festa ormai riconosciuta in tutto il mondo e che venga festeggiata che siano credenti o meno le persone. Si festeggia anche in Ungheria e si festeggia praticamente come qua in Italia. Non ci sono tante cose diverse, a parte l'aprire i pacchi di Natale la vigilia invece che la mattina di Natale. Cambia un pochettino il cibo perché i dolci sono diversi, se no bene o male il modo in cui si festeggia è sempre lo stesso. Mi sembra che ci sono delle usanze particolari diverse da quelle italiane. PS, ho messo i capelli, grazie, buone feste anche a te. L'unica cosa che mi viene in mente, che avevo citato anche nel video come si festeggia il Natale qui a casa mia, che all'albero di Natale si appendono dei torroncini che sono spesso ripieni con gelatina, mu oppure non mi ricordo, comunque sono dei torroncini di cioccolata. Adesso ce n'è uno qua, eccolo, sono dei piccoli torroncini colorati che si appendono all'albero e ogni tanto si prendono e si mangiano, quindi è l'unica cosa veramente particolare che mi viene in mente in questo momento, perché sennò abbiamo sempre festeggiato in maniera uguale, quindi non so più qual è il confine fra le tradizioni italiane e quelle ungheresi. Queste erano quindi le mie risposte alle vostre domande. Fatemi sapere qua sotto nei commenti come festeggiate voi il Natale, che cosa vorreste ricevere, se avete delle usanze un po' particolari e diverse, soprattutto se venite da un altro paese o se come me siete in parte italiani e in parte qualche cos'altro. Sono veramente molto curiosa di sapere come festeggiate voi. Io vi auguro un sereno e felicissimo Natale. Settimana prossima ci sarà solo un video, quindi spero possiate godervi tanto le vacanze, le feste insieme alla vostra famiglia o le persone che vi vogliono bene. Spero che questo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo presto. Ciao e buone vacanze!